Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in una nuova 24 ore solo gelati. Sapete che una volta all'anno devo sempre leggerla perché escono sempre tante 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 novità. Io sono riuscita a trovare un bel po' di novità, ma non tutte, però forse se riuscirò a trovare anche tutte le altre vi farò anche una seconda parte. Voglio iniziare ovviamente perché devo fare colazione. Novità, pan di stelle, il cono gelato, raga, questo l'ho pagato tantissimo, io l'ho pagato 6,599 euro, un botto, quindi spero solo che sia buono, perché tra tutti è stato il più costoso, addirittura ancora più costoso rispetto a quello Magnum. Pan di stelle del cono gelato con latte fresco italiano di alta qualità, panna fresca italiana. All'interno ce ne sono 4 da 60 grammi, quindi suppongo che siano anche piccoli. Ovviamente per il prezzo che hanno io me li aspettavo comunque un po' più grandi. Assaggiamo. Ovviamente il pan di stelle sopra si ammorbidisce. Posso dire che non si riesce a decifrare il gusto? Allora, i pezzi di biscotto ci sono pure qui dove c'è la panna, però sinceramente io sento solo proprio il biscotto sopra, ma il sapore del latte della panna è proprio lieve, ma proprio tanto lieve. Ovviamente, sapere anche la vostra recensione. Sicuramente esteticamente è molto bello, però niente di eclatante. Preferisco di più il biscotto, ma adesso vabbè, andremo a mordere la cialda e tutto, però per il momento io preferisco di più quello là a biscotto. Quello mi piace molto. Il latte mo' che se n'è andato il biscotto si inizia a sentire. Però prima tipo, quando mordete la panna e mordete il biscotto, si sente solo il biscotto perché la panna non si sente proprio. Assaggiamo la cialda. La cialda è buona, cacao. Cioccolato nel cono. A mio avviso è buono, non è male. Alla fine ci sta, è una novità. È un gelato che comunque non è che ti vai a comprare tutto l'estate perché sei piaciuto muto. Però non è male. Non mi ha fatto dire wow, mamma mia, che buono. No. Eccoci qua con la super super novità. Correggetemi se sbaglio, che è uscito, io ce l'ho qua, gli altri li ho posati, che è uscito anche il Magnum al pistacchio, ma ovviamente io non l'ho trovato. Allora, Magnum Michelangelo, posso fare una cosa? Michelangelo, come ya? Cioè, raga, io appena l'ho visto, comunque. Cocco e cacao, i colori. Il cioccolato bianco alla tela, i cristalli di Lamponi, il colpo di genio. Adoro! E poi la metto dopo anche caramello. È buonissimo! Wow, che buono! Buonissimo! Mi ricorda tantissimo il Raffaello. In occasione del video del gelato ho messo anche la maglietta personalizzata, ricamata a mano, è bellissima. Sto chiamando mia sorella perché mi deve portare un bicchiere. Anto, mi puoi portare un bicchiere d'acqua? Vedi? Buonissimo. Nel mentre che aspetto l'acqua voglio provare il purgatorio. Mamma mia, questo a mia sorella piacerà tantissimo. Allora, gelato al gusto di biscotto variegato, congelato al gusto di noce pecan con guarnitura al caramello salato, cioccolato bianco con caramello e pezzi di biscotto. Che stenopartitone. C'è un odore esagerato di noce pecan, non te ne andare.
formaggio allora. C'è tutto il caramello, guarda qua. No, vale la pena. Wow, è buonissimo. Lo sapete, io sono team frutta. Quindi quell'altro a Michelà è per me il top. Però questo è veramente molto buono. Strapieno di caramello, ma veramente strapieno. Io sono sincera, mi aspettavo di trovare una piccola parte di caramello solo internamente, tipo con qualche cerchio o qualcosa, ma invece no. Wow. Ok, anche qui stanno, mi propongo, è l'algida. Non so, hanno qualche novità che sono un po' indecisi. Io faccio da cavia, non vi preoccupate, vengo senza problemi. È il terzo anno di fila che faccio questa challenge, ma non sono stata mai così in queste condizioni, cioè sto veramente proprio a terra, mi sento proprio a terra, ho la testa che mi scoppia letteralmente, tipo mi frulla ogni secondo, basta, mollo tutto per un'ora, cioè 24 ore, un giorno, quindi. Però veramente penso che sia stata una delle challenge più dure di questo 2022, proprio insostenibile, non mi è mai successa una cosa del genere, o perché gli altri prodotti erano più, diciamo, biscottosi, era più sostenibile, ma quest'anno proprio non lo so, boh, vabbè. Pocket coffee, veramente minuscolo, cioè forse anche per questo. Cioè, sono proprio in quel mood, sa da fare in mano a matino, che devo concludere. Pet Coffee Ferrero 100% arabica. Allora, gelato al caffè, variegato al caffè, ricoperto di cioccolato al latte e pepite di caffè. Quindi all'interno c'è il caffè. Sono proprio nauseata. È successa una cosa di questo. Praticamente il Pocket Coffee è buono. Sto quasi valutando di farle, assaggiamo tutte le novità, tutti i gelati. Comunque, raga, penso che non continuerò la challenge, ma vi farò comunque tutte le recensioni dei gelati. Anto, questo lo puoi posare, perché questo l'avevo preso in più, proprio ma per un stomaco. Tony, perché veramente sono arrivata proprio ad un punto che sto troppo nauseata, cioè ho un mal di testa e allucinante. Quindi sì. Cambiamo, è il bello proprio questo. Sinceramente, raga, non mi sento di fingere di andare di là, di mangiarmi, che ne faccio, un panino o qualsiasi altra cosa e fingere qua e continuare bella bella la 24 ore. No, è anche bello, secondo me, quella persona fa vedere anche questo lato, proprio per dire non fatelo a casa. Quindi farò in questo modo, lo continuerò anche domani. E vi farò un assaggio proprio generale, quindi non sarà una 24 ore, ma assaggiamo tutte le novità. Per forza, perché non riesco, sono proprio, sono sincera e non mi va neanche di stare male. Comunque, Pocket Coffee è buono, il caffè si sente, anche perché non voglio neanche arrivare a quel punto in cui faccio un video, arrivo nauseata e non vi riesco a dare neanche una buona recensione del prodotto, questa cosa mi innervosisce, quindi anche no, quindi sì. Faccio così. Altro giorno, altro gelato. L'Oaker gelato biscotto latte alpino, cremoso gelato al latte alpino e alla panna fresca, racchiuso tra due gustosi biscotti. L'Oaker, che bontà! È veramente bello, assaggiamo. Mi ricorda un po' il Ringo. È buono. Veramente un gusto molto molto classico, quindi soft. Il biscotto fuori è molto buono, non è per nulla stucchevole. Buono. Tieni. La panna si sente molto.
Vado a prendere anche l'altro gusto e vi faccio l'ultima recensione. Eccoci qua con l'ultimo gelato. Io ho acquistato anche quello lì ad Oreo nel barattolo, però sinceramente quello lo voglio provare insieme a voi in un mini video su YouTube. Sapete un po', no? Ho deciso di fare 7 video a settimana, 5 normali e 2 mini video, quindi ve lo proverò nel mini video. Gelato biscotto 100% nocciole italiane, cremoso gelato alla nocciola e al cacao, racchiuso tra due gustosi biscotti. Allora, assaggiamo. Buonissimo. Guarda, la nocciola sente proprio assai. Wow. Io sto già pensando un po' alla classifica. Eccoci qua con la mia classifica. Sapete che è sempre un'opinione personale. Sapete che adoro i gusti fruttati. Mi piace il cocco. Quindi al primo posto io ci vado a mettere Michelangelo. Sta facendo Michela! Michelangelo. Secondo posto io ci vado ad inserire il Purgatorio. Anche se penso che entrambi si meritano il primo posto, però io lo metto al secondo posto. Al terzo posto mi sento di metterci questo qui, l'Oaker, quello là al latte, quindi quello tutto bianco, quello al latte. Voi dite, ma Giulia, perché? Perché è molto semplice, però nella sua semplicità è veramente buono. Al quarto posto io lo inserisco per la sua particolarità. Vado a metterci il pan di stelle, anche se è buono, ma non mi ha entusiasmata. Avete visto, io l'ho pagato un botto, quindi sì, ok, è una novità, però forse preferisco di più proprio il biscotto pan di stelle a gelato anziché proprio il cono. Però comunque lo metto al quarto posto perché è originale, alla fine è buono, non è niente particolare, però alla fine è buono. 1, 2, 3, qua, quinto posto, questo qui lo ha che era nocciola, buonissimo. L'ultimo posto, ma non perché non sia buono, ci vado ad inserire il Pocket Coffee. Questa è una recensione molto personale, è anche la classica, e vi spiego perché. Io non sono un'amante già del Pocket Coffee, quello lì tascabile che ve lo mangiate, del cioccolatino, a me non piace. L'ho voluto prendere perché l'ho voluto provare, ma non mi piace perché, cioè, non è che non mi piace, non mi ha fatto impazzire, ma è una recensione molto personale perché il caffè veramente si sentiva proprio assai, assai, assai. L'ho provato anche in un momento un attimo particolare, però vi posso dire che era molto buono e il caffè si sentiva, però proprio non rientra nei miei gusti, ecco. Però se siete un amante del Pocket Coffee, che quando lo vedete impazzite, io vi consiglio di prenderlo perché secondo me vi può piacere. Forse tra tutti, ma proprio tra tutti, quello che mi ha riempito il cuore e mi ha fatto ricevere, mamma mia, benvenuta, è stato il 2022, è stato il Purgatorio. Proprio per la sua particolarità, cioè raga, il caramello stava ovunque, veramente ovunque. L'ho trovato molto originale e molto buono. E quindi nulla, io spero che questo video assaggio vi sia piaciuto. Mi raccomando, fatemi sapere voi se li avete provati, la vostra recensione. Voglio, sono troppo curiosa, quali gelati sono usciti che voi avete trovato, io non li ho trovati, quindi mi raccomando, scrivete che io vi leggo sempre, vi rispondo un po' a rilento, però io vi leggo sempre, sempre, sempre. E quindi nulla, io spero che questo video vi sia piaciuto, anche se è molto particolare, e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!